Bentrovati a tutti, io sono Giuseppe Raudino e questa è la terza puntata del mio podcast nel quale racconto il romanzo che ho scritto e che si intitola Stelle di un cielo diviso. La volta scorsa con la seconda puntata, abbiamo raccontato il secondo e il terzo capitolo. Adesso ci accingiamo a raccontare il quarto capitolo e per chi volesse seguirmi e al mio libro può aprirlo a pagina 22. Catherine, la voce narrante del romanzo, si trova a Cipro per una missione per conto delle Nazioni Unite. Dopo aver rivisto colui del quale era stata innamorata negli anni dell'università e dopo aver visitato il luogo in cui aveva conosciuto questa persona che si chiama Yasim, decide di provare a distaccarsi dai propri ricordi perché ha cominciato a capire che non riesce a padroneggiarli bene. Quindi decide di distaccarsi il più possibile e di rimanere nella capitale, a Nicosia, a lavorare al progetto. Quindi, appunto, prova a non muoversi più, a non andare in giro come invece avrebbe voluto, come invece aveva annunciato prima di arrivare sull'isola. All'inizio aveva confessato che le sarebbe piaciuto andare e visitare tutti quei posti che aveva visto quando era una ventenne. Ebbene, adesso apparentemente ha cambiato idea, forse per non farsi influenzare troppo dalla nostalgia che non riesce a tenere a bada, e rimane tutto il tempo a Cipro, a Nicosia, scusate. In albergo, fa la spola tra l'albergo e sempre lo stesso ristorante. Andi rivieni tra questa fare la spola tra l'albergo e il ristorante le risulta quasi monotono, ma non le dà fastidio, nel senso che è quello lo scopo, non vuole farsi coinvolgere troppo dagli odori, dai profumi, dai sapori e dalla luce di questa bellissima isola che è Cipro. Ma soprattutto non vuole farsi coinvolgere troppo dai sentimenti e dalla nostalgia che potrebbero insinuarsi attraverso la luce e gli odori. Durante il tragitto si comporta come una qualunque turista, finge di non parlare turco, siamo a Cipro Nord, area occupata dall'esercito turco dal 1974. Si parla il turco, lei è in grado di parlarlo perché lì ci ha vissuto, ci è cresciuta dalla tarda infanzia. E questo è un altro aspetto di Catherine che, avendo studiato relazioni internazionali ed essendo in contatto con diversi attori della politica internazionale, gioco forza, parla molte lingue e viaggia molto. E una di queste lingue è appunto il turco, ma lei fa finta di non capirlo, di non parlarlo, perché qualora la gente si accorgesse che lei è in grado di parlarlo, la curiosità della gente diventerebbe morbosa, perché nessuno si aspetta o difficilmente si vede un inglese che parli turco. Piuttosto è normale il contrario, che tutti si adeguino alla lingua inglese come lingua franca internazionale. Siamo sempre a pagina 22 e vediamo Catherine che costeggia a piedi lungo questa passeggiata tra l'albergo e il ristorante, costeggia la recinzione che delimita il posto in cui si trova, quel posto della capitale Nicosia in cui si trova, e la zona, la cosiddetta area cuscinetto dell'ONU, delle Nazioni Unite, che è una zona demilitarizzata,
che tiene a bada il nord e il sud. Quindi ci sono i caschi blu, i militari dell'ONU, che presidiano quest'area cuscinetto che separa appunto il nord dal sud, e che in effetti non è lì dal 1974, o meglio, i militari sì dell'ONU, ma questa divisione che separa il nord e il sud era ancora più antica, ancora più vecchia, e risale già agli anni 60, il periodo della cosiddetta violenza intercomunale. Si tratta di una violenza che si era andata esacerbando tra turco-ciprioti e greco-ciprioti. L'isola è divisa, o meglio, l'etnia dell'isola si compone principalmente di due grandi unità. La più grande, la più preponderante è quella greca, e poi una minoranza, ma di tutto rispetto, turca. E già negli anni 60 era stata fatta una divisione che li tenesse un po' a bada, perché le cose stavano precipitando. Cosa vede Catherine? Cosa vede dal punto in cui si trova? Vede delle inferriate e vede dei ciuffi di filo spinato che separano la città, la parte di città in cui si trova, dall'altro lato, dal lato greco, perché questa zona cuscinetto dell'ONU in alcuni punti si assottiglia così tanto da diventare quasi inesistente. Quindi il nord e il sud quasi si lambiscono. E qual è la differenza? Per chi ha seguito il podcast fin dalla prima puntata, la principale differenza che si era vista tra nord e sud quando Catherine era atterrata era quella di vedere l'isola di notte più illuminata a sud e più buia al nord, come se il segno, la mancanza di luce o la presenza di luce artificiale denotasse una ricchezza, un benessere. E adesso, attraverso il filo spinato, vede la parte sud greca, che è quella che fa parte ufficialmente dell'Unione Europea, quindi una zona più bella, più elegante, più moderna, più benestante, con negozi più appariscenti, con macchine più costose, con vetrine più lussuose, e anche con turisti che sembrano appartenere a un altro rango, a un'altra classe ben più alta. Catherine si trova nella zona di Paphos Gate, quindi c'è da dire che ormai, non ai tempi di Catherine, quindi che siamo nel 2000, ma subito dopo, ci sarebbe stata la possibilità di attraversare. Di attraversare tra nord e sud con alcuni passaggi in modo libero. Quindi lei si trova vicino a questa porta che poi sarà usata per altri, appunto per essere varcata veramente, e lì vede un po' da quella zona, vede un edificio che è incastonato nell'area cuscinetto, quindi che l'edificio è inglobato nell'area sorvegliata dall'ONU, e poi lì c'è una croce che svetta su questo edificio. Anzi, ce ne sono due di croci, ed è quella sul campanile che attira la sua attenzione con dei rintocchi. L'altra pensa che sia sulla facciata. E nelle vicinanze nota anche una palma verde, verdissima, in ottima salute. Questo contribuisce un po' alla descrizione dell'ambiente tipicamente mediterraneo. Catherine dice che i rintocchi del campanile, della campana, che provengono dal campanile,
è come se l'avessero svegliata da un sogno. E che non si tratta di un sogno piacevole. L'accostamento non si dice esattamente perché non sia piacevole, ma l'accostamento lo suggerisce con la frase successiva, in quanto Catherine si mette a frugare nella borsa e cerca un blister con delle pasticche, che prende frettolosamente con un sorso d'acqua, l'ultimo che le è rimasto nella bottiglietta, e che servono per farsi passare l'emicrania. Catherine, sappiamo così che ha spesso questi attacchi di emicrania, che ne soffre, e che addirittura erano un paio di giorni, quindi un po' da quando era arrivata, che non si era manifestata. Ora all'improvviso torna e sembra che coincida proprio con questi tocchi, rintocchi del campanile. Lo racconta dicendo che sono ormai anni che prova a contrastare questa emicrania, a conviverci, aiutandosi con dei farmaci e provando a massaggiarsi le tempie, ma in ogni caso si tratta sempre dei sollievi un po' temporanei. A quel punto passa una donna, ben vestita, dalla camminata elegante, che le fa pensare a qualcuno, e questo qualcuno è l'amica Mary che avevamo visto in una scena precedente, nel secondo capitolo, quando per la prima volta Catherine incontra Yasim. Catherine afferra il cellulare e digita un messaggio. Siamo nel 2000, quindi la tecnologia degli SMS in quel periodo è nuovissima, però a quanto pare ci riesce a inviare un messaggio. E poi ci racconta un po' di Mary. Per chi volesse seguirmi al mio libro, siamo a pagina 24. Cosa dice di Mary? Che anche lei ha studiato sull'isola e dopo la laurea ha deciso di inseguire delle opportunità che lì sull'isola, in questo posto periferico, questo posto provinciale, non le sarebbero mai state offerte. Poi cosa dice ancora? Che ogni tanto loro due si incontrano per una tazza di cioccolata calda, per un tè o per lo shopping natalizio, oppure per una visita al salone di bellezza, o addirittura si concedono un weekend a un centro termale, e questo ci fa capire che non abitano lontano, che devono abitare più o meno nella stessa zona, comunque nella stessa città, che sarebbe Londra. Dice anche che, e questo conferma la grande amicizia, dice anche che essendo delle buone amiche, beh, ogni tanto passa qualche mese prima, senza che si siano sentite, ma non c'è mai quella sensazione sgradevole, o quella difficoltà a riprendere il filo del discorso. Il discorso torna subito, con grande fluidità a scorrere, e l'amicizia non viene mai compromessa da questi periodi non trascorsi insieme. Cosa fa Mary? Lei lavora per una ONG, quindi per una organizzazione non governativa, che la tiene appunto molto impegnata a raccogliere fondi per 9 mesi l'anno, quindi la principale attività di Mary all'interno della ONG è quella di supervisionare, di raccogliere fondi, di fare delle campagne di marketing, e per gli altri restanti 3 mesi viaggia in continuazione, quindi sempre per la ONG, tra Africa,
America Latina, possiamo immaginare chissà quale altro paese esotico e lontano del mondo in via di sviluppo. L'SMS che ha appena inviato all'amica Mary sortisce immediatamente un effetto che è quello di essere richiamata. Il cellulare vibra, il cellulare di Catherine, lei risponde e comincia subito una conversazione molto stringata, molto veloce, tipica di due donne che appartengono alla società, all'alta società londinese, super impegnate e pronte a non sprecare neanche un solo minuto del loro tempo prezioso. Quindi, insomma, c'è una specie di battibecco nel quale Mary sembra un po' prendersela perché avrebbe voluto sapere in anticipo da Catherine che sarebbe stata lì perché, come sappiamo, Mary ha studiato insieme a Catherine a Cipro, quindi anche a lei sarebbe piaciuto forse tornarvi insieme all'amica. Catherine, un po' per farsi perdonare, le promette che intanto le dice che insomma, ha avuto un preavviso molto stretto e non se la sentiva di chiamarla così all'improvviso senza darle la possibilità di pianificare. E poi dice anche che sta facendo alcune foto in digitale, anche qui vediamo che Catherine è quella che potremmo definire una early adopter, qualcuno che con la tecnologia un po' ci sa fare, un po' è attratta, nel senso che compra immediatamente quello che il mercato offre come nuovo e tecnologicamente avanzato, quindi una che ha una fotocamera digitale nel 2000, se è andata a fare una ricerca, esistevano, ma erano davvero pochissime per una nicchia ristrettissima di persone. Quindi dice di fare alcune foto in digitale e promette che le avrebbero guardate insieme non appena fosse rientrata a Londra. A bruciapelo, Mary chiede se, visto che parlavano appunto di foto, di nostalgia, chiede se ha provato a rivedere Yasim. E a quanto pare la pausa un po' troppo lunga che fa Catherine prima di rispondere la tradisce. Quindi Mary capisce tutto. Mary capisce che lei ha provato a vederlo, che l'ha visto. E sembra che sia partecipe a quello che avrebbe potuto vivere l'amica, la quale, appunto, Catherine dice di non essersela sentita di incontrarlo. Dice di averlo visto da lontano, ma di non averlo, di non essersi fatta, insomma, avanti e di farsi riconoscere. E adesso invece è Mary che rimane un po' perplessa perché quasi non crede o non capisce perché arrivata fino a quel punto non si sia fatta riconoscere. E sospetta appunto che ci sia qualcos'altro se si è comportata in quel modo l'amica Catherine. Catherine, dal canto suo, prova a cambiare argomento e a chiudere più velocemente possibile la telefonata che sta diventando imbarazzante. Riesce anche a dirle che quello che deve fare lì è appunto stare ancora qualche giorno, preparare. Fine di fare quello che deve fare, che sarebbe una serie di interviste, e poi preparare un rapporto dettagliato che deciderà la sua carriera. Questo rapporto lo dovrà presentare a Parigi prossimamente e già si sente nervosissima.
A quel punto Mary, prima di chiudere la telefonata, riesce a in qualche modo a farla riflettere, a dire che sì, è vero che ci si può cambiare la vita alcune volte in 10 minuti o anche meno, o addirittura in un istante, ma che quello è il gioco e a quel gioco bisogna stare. Quindi la incoraggia dicendole che non ci deve essere nulla, che non ci deve essere nulla che deve condizionarla, deve riuscire a non farsi condizionare da nessuno, deve riuscire ad arrivare preparata a quell'incontro, a quella presentazione, e in qualche modo fa capire che lei può farcela benissimo. Quindi vediamo che Mary è un personaggio che supporta Catherine sempre, o forse quasi sempre. Una volta non si rivelerà più avanti nel libro un po' perplessa, ma è comunque la sua migliore amica in quanto la supporta sempre. È anche un personaggio che si rivela molto, molto saggio. Riesce a dare sempre le dritte giuste, riesce a dare sempre i consigli più sensati. Con questo si conclude il quarto capitolo, anch'esso non molto lungo, e passiamo immediatamente a un altro breve capitolo, che è il quinto. Nel quinto capitolo è il nome di Catherine, che ha il sopravvento, che manipola l'attenzione del lettore e che spiega alcune cose. Dice appunto Catherine, dopo essere stata chiamata Cathy dall'amica Mary al telefono, dice subito che sentirsi chiamare Cathy dall'amica le fa un certo effetto, perché appunto sono pochissime le persone che la chiamano Cathy. Il suo nome, al quale si fanno riferimento tutti i suoi conoscenti e molte persone nel suo ambiente di lavoro, è Catherine, quindi il nome più di battesimo, più lungo, più formale, o addirittura Miss Catherine Urquhart, per chi la vuole o la deve chiamare in modo assolutamente formale. Per gli amici e per alcuni colleghi più intimi, diciamo quelli che frequenta di più, con i quali si vede più frequentemente, c'è il diminutivo Kate. Quindi Catherine, oppure Kate, che è un livello più informale, ma a chiamarla Cathy sono davvero pochi, pochissimi. E uno di quelli, oltre a Mary, era appunto Yasim. Yasim, a quanto racconta Catherine, non si stancava mai di pronunciare il suo nome. La chiamava e lo ripeteva più spesso possibile. Diceva Cathy, sei bellissima, Cathy, sei preziosa, sei più preziosa dell'aria che respiro. Queste espressioni, anche se volete un po' parecchio sdolcinate, Cathy, sei la perfezione, Cathy, sei la dimostrazione che Dio esiste, eccetera. Quindi ripeteva in continuazione il nome e la adulava, la riempiva di complimenti ininterrottamente. In qualche modo questa è una sensazione del tutto nuova per Catherine, la quale era abituata a frequentare dei ragazzi un po' più snob, più rigidi, più sulle loro, che non avrebbero mai fatto questo tipo di esternazioni. Quindi
è qualcosa di nuovo per lei sentirsi davvero al centro di tutto, al centro degli interessi e dei pensieri, essere l'unico pensiero nella mente di un ragazzo. Tant'è che all'inizio pensava che Yasim un po' scherzasse dicendo, ripetendo questo nome continuamente. Ma poi invece capisce che lo intendeva davvero così come lo diceva. E che nessuno, questo lo ammette, nessun altro, né prima né dopo di Yasim, era riuscito o sarebbe riuscito a farla sentire così tanto importante e amata. Da qui il paragone con Angel, il fidanzato britannico che lei frequenta prima di mettersi con Yasim, che frequentava anche ai tempi in cui era a Cipro. Ecco, il paragone con Angel è scontatissimo e emerge immediatamente nella pagina successiva. Di Angel dice che era formale, indiretto, come d'altronde sono tutti gli anglosassoni, gli inglesi. Essere indiretti, adottare una comunicazione indiretta è tipico di tutto ciò che è British. Quindi i complimenti non venivano fatti mai in modo aperto. Ma se Angel doveva fare qualche complimento, beh, lo nascondeva dietro un giro di parole, dietro un gioco di parole, dietro una frase d'effetto, dietro un'arguzia linguistica. Ecco, questo era il modo che aveva Angel di dirle qualcosa di carino. E invece era completamente diverso per Yasim, che al contrario non aveva nessuna paura di esagerare, di essere troppo ardito con le parole, e poi vedremo non solo con le parole, di essere disinvolto, di parlare di sentimenti, di bellezza, di amore. Detto questo, Catherine racconta che quando vide per la prima volta Yasim sulla spiaggia, lei già stava con Angel da qualche anno. Possiamo ipotizzare che, essendo una matricola, Catherine abbia avuto 18-19 anni e che beh, che stesse con Angel già da qualche anno, quindi non sappiamo, almeno un paio d'anni, ma forse anche di più. E com'era il rapporto con Angel? Beh, innanzitutto si vedevano in tanti ritrovi nei quali appunto si incontravano i figli delle persone che avevano in qualche modo a che fare con il Foreign Office, con il, diciamo, col Ministero degli Esteri britannico. E quindi erano persone che orbitavano attorno all'ambasciata. L'ambasciata, se volessimo essere precisi, non poteva essere a nord perché non ci sono dei rapporti diretti. Comunque, sappiamo che ambasciatori e persone che hanno un passaporto verde possono spostarsi con molta più facilità rispetto ai privati cittadini. Insomma, si sentivano come due persone che si incontrano sempre nello stesso club. Ora sta appunto raccontando la sua relazione con Angel. E quale sia stata la
La cosa più romantica che Angel abbia fatto è quello di averle chiesto di ballare un giorno quando lei si trovava in disparte in una stanza dove appunto c'era un ricevimento, forse si festeggiava in un gruppo più sparuto, più ristretto. Nonostante non abbia mai assunto un atteggiamento così carino e romantico, Angel, in ogni caso, Catherine dice che lui le piaceva. Si poi racconta l'età, quindi qualche anno intendeva almeno 4 anni, perché lei era 14enne. Angelo è un po' più grande, già maggiorenne. E questa differenza di età per Catherine rappresenta una scorciatoia verso il mondo adulto. Perché? Perché i genitori si fidavano di Angel, che era di buona famiglia, era un rampollo di buona famiglia, e la lasciavano andare con lui e con gli amici di lui a fare dei giri in macchina. Questo appunto rappresentava per Catherine una grande libertà, una scorciatoia per il mondo adulto, fatto di giri in macchina, sigarette, alcol, esperienze da grandi e anche il sesso. Quindi lei stava con Angel un po' perché era ormai diventata un'abitudine e un po' perché non sapeva cosa fosse possibile, cos'altro fosse possibile. Accettava di assaporare quella libertà, anzi la godeva appieno, a lei piaceva appunto sentirsi così libera e attorniata da persone più grandi e non aveva, diciamo, per la testa altre scelte. A proposito del nome, diceva che Angel odiava i diminutivi, i nomignoli, come sappiamo, odiava tutto ciò che avesse a che fare con il romanticismo. Per cui la chiamava Catherine in qualunque circostanza, anche a letto. All'inizio Catherine pensava che questa fosse una certa attitudine tipica di un uomo più maturo, più virile, più duro e che questo facesse appunto parte del carattere. Però poi con Yasim si rende conto che l'uso di vezzeggiativi o di diminutivi non era assolutamente in grado di compromettere la mascolinità, la virilità di un uomo. Quindi che un uomo poteva esternare sentimenti anche rimanendo uomo. Anzi, forse lo era di più perché gli uomini che avevano paura di esternare dolcezza erano in fin dei conti, così li definisce Catherine, dei codardi, cioè si mascheravano dietro un atteggiamento da duri e da controllati. Il capitolo si conclude con ancora una volta con un paragone tra Angel e Yasim, il quale durante il primo incontro sulla spiaggia fa capire ancora di più, fa emergere queste differenze, è la prima volta che emergono perché è la prima volta che lo incontra e vede in Yasim questo ragazzo forte, dal fisico meno slanciato ma proporzionato, questo ragazzo
che si lasciava andare all'irruenza durante la partita e che la guarda con uno sguardo che si potrebbe, sì, di ammirazione, ma comunque uno sguardo molto diretto. Ebbene, Yasim rappresenta colui che non ha paura di lasciarsi andare, di andare oltre l'etichetta, di andare oltre le circostanze, di andare oltre le frasi di circostanza e gli atteggiamenti un po' affettati. Non ha paura di rompere la formalità. Mentre Angel rimaneva sempre una persona un po' tirata, un po' misurata, per la quale l'etichetta prevaleva sopra ogni altra cosa. E quindi si conclude il capitolo con una metafora. Secondo Catherine, lo sguardo, così definisce un po' meglio lo sguardo di Yasim, perché la fa un po' arrabbiare, ma non più di tanto, capisce che c'era dell'ammirazione in questo. Quindi definisce con una metafora lo sguardo di Yasim come se lei fosse stata una bottiglia di liquore buono e lo sguardo fosse stato invece una mossa repentina per impadronirsene e rubarne qualche sorso. Anche oggi, direi che possiamo fermarci con la lettura appunto di questi due capitoli. Abbiamo visto che il primo era forse un po' più lungo del solito e in ogni puntata del podcast riusciamo a coprire più o meno due capitoli, ma non è certo una regola. Vediamo un po' come andrà più avanti. Siamo arrivati a pagina 30, quindi vi ringrazio per l'ascolto, senz'altro. E se volete, vi aspetto alla prossima puntata per proseguire il racconto del romanzo Stelle di un cielo diviso a partire dal sesto capitolo. Grazie ancora per l'ascolto e se volete, alla prossima.